48,2 milioni di presenze, un milione in più rispetto al 2015. Sono numeri da record quelli fatti registrare nel 2016 dal turismo in Emilia-Romagna. Sono alcuni dei dati presentati dal presidente della regione Stefano Bonaccini e dall'assessore regionale al turismo Andrea Corsini. Crescono sia la clientela nazionale, più 2,4% gli arrivi, più 1,9% le presenze, sia quella internazionale. Positivo risultato della Riviera Romagnola, che registra un più 2,4% negli arrivi e un più 1,4% nelle presenze. Bene le città d'arte, protagonista di un vero e proprio boom, fino all'Appennino in forte crescita. Credo che abbiamo azzeccato la legge regionale approvata lo scorso anno, che indica come oltre al prodotto da valorizzare fosse il tempo di estenderlo al territorio circostante. Abbiamo azzeccato e stiamo azzeccando insieme ad APT la promozione e il marketing, selezionando bene i mercati competitivi e di riferimento dai quali attrarre anche nuovi turisti. Noi lo immaginiamo turismo e cultura come il petrolio del nostro futuro, ovviamente con le grandi miniere delle manifatture, ma che certamente potranno dare un senso a un nuovo modello di sviluppo che vogliamo introdurre. Per il secondo anno consecutivo i numeri relativi agli arrivi e alle presenze sono in costante crescita. Se aggiungiamo anche i nuovi comparti, i nuovi prodotti, i nuovi territori che sono rilevati dall'osservatorio turistico, nel 2016 superiamo i 50 milioni di presenze. Per il 2017 ovviamente ci aspettiamo di migliorare ulteriormente i risultati del 2016, quindi continueremo a lavorare sui prodotti tradizionali, turismo per famiglie, turismo sportivo, il turismo culturale che sta facendo registrare dei tassi di crescita significativi, ma anche nuovi prodotti innovativi per valorizzare anche parti della regione che dal punto di vista turistico fino ad oggi sono state poco valorizzate, poco conosciute e poco, diciamo, vendute sui mercati. Un ottimo risultato quello della Riviera alla luce delle difficoltà rilevate sia in primavera che nella prima fase della stagione estiva. La crescita dell'internazionalizzazione riguarda anche l'ID di Ravenna, dove una presenza turistica su 4 è internazionale. Aumentano del 4% gli arrivi e dell'8,2% le presenze di turisti nelle città d'arte e d'affari, grazie anche ad una sensibile crescita della permanenza media, attestata ora al di sopra dei 2 giorni. Da rilevare l'incremento dei turisti nazionali, superiori a quello degli stranieri in tutti i periodi dell'anno, ad esclusione del mese di settembre. Relativamente al livello di internazionalizzazione, la clientela in arrivo dall'estero cresce in regione del 4,6% e le presenze salgono dell'8,1% grazie ai buoni risultati ottenuti da Modena, Bologna, Ravenna e Parma.